Buonasera, chiamo dalla Sorrisa, sono un collaboratore di Giovanni Esposito, per gentilezza. La signora Anna e il signor Alessandro, per favore. Sono io, mi dica. Salve, senta, io ho provato pure a chiamare il suo fidanzato, ma non mi risponde sul telefonino, abbiamo chiamato pure un paio di volte. Sì? Comunque qua c'è un problema con la sala che avete fissato per il 4. Voi siete quelli del 14 febbraio, giorno di San Valentino. Purtroppo c'è un problema per quel giorno. Abbiamo avuto un problema con l'ASL. Hanno chiuso due sale e la vostra e un'altra sala purtroppo sono state chiuse. Voi avevate già deciso il numero degli invitati. Voi dovete venire venerdì, eh? Sì, Ma quanti invitati erano? 75, 76. No, è la sala quella là che è rimasta è troppo piccola. No, allora senta, a me non mi interessa. Ora sono problemi vostri. Io ho dato l'anticipo e ora ve lo dite voi. Io il 14 febbraio mi sposo. Basta. Signori, scusa, mo adora in dia sala, se vi sto dicendo non è una. Diventate voi sala. Ce Non è l'avete i la. tavolini dentro? Sentite, non è una cosa che dipende dalla nostra Che volontà. È bello. venuta l'ASL a fare dei controlli e hanno chiuso due sale. Per motivi che adesso non sto qua a spiegarvi, sono cose molto lunghe. Mo le altre tre sale sono purtroppo già occupate, persone che sono occupate hanno bavate, insomma, gente che ha prenotato moltissimo tempo fa. A me non interessa. Vabbè, signori, ma non ci serve il vostro fidanzato, forse si No, parlano tra io. uomo e non ci capiamo più meglio. Allora, a me non interessa di quello che è successo. Io il 14 febbraio mi sposo, punto Signori, e voi vi basta. sposate, a Ma me fa sono piacere problemi assai, ma mi hanno pure i vostri. ciuro, ma quale problema? Mandatemi No, signore, pure i ciuri. non sono problemi miei, sono problemi di tutti quanti, non è una cosa che dipende, vi spiego di nuovo, ve lo dico un'altra volta, non è una cosa che hanno deciso noi. Allora, voi, se fosse una cosa che non voglio più qua, hanno deciso, ma Potreste non. parlare italiano, gentilmente? Allora, signora, siete sprucida e siete pure un poco antipatica. Non Comunque, è vero, a parte comunque. questo, io vi sto dicendo che non è una cosa che dipende da noi. E da chi È dipende? un. Mo' c'è tornato a parlare italiano, signora, ma poi ve l'ho detto in inglese che l'ASL, ha chiuso il sala, Guardate l'ASL. che posso parlare pure brasiliano a questo punto. Ah, boh, signorina, abbiate pazienza, io vorrei parlare col vostro fidanzato No, perché. parlate con me, perché la comando io. Ma fa piacere. Vabbè, comunque dovete venire qua, venitevi a Io non riprendere vengo proprio l'accordo. da nessuna parte, allora lei non ha capito. Forse io parlo in brasiliano, magari mi capisce meglio. Io non me, a me non me ne frega. Signori, Io il 14 febbraio mi sposo, con o a me senza mi fa sala, sono piacere. problemi Vabbè, signor, vostri. venite che hai trovato la sala chiusa, ma che va a giarricere? Ma uno vuol dire una volta, due volte, tre E mi volte. date un'altra sala, a me non Signora, non ci interessa. sta un'altra sala, non ci sta, non la possiamo costruire per voi, non ci sta No, mi un'altra sono sala. costruita il 14 febbraio. Vabbè, l'acconto sta qua, quando ve lo volete apprendere, se gentilmente mi fate chiamare dal vostro fidanzato, vi Allora, ringrazio, senta, buonasera, io la co... arrivederci. Ehi, io la... Azzu, come annessa, Alessa? Allora, Ale, dimmi. ascolta, ce la fai adesso a reggere il gioco? Sì, dai. Non lo so, non ti sento molto preparato, speriamo bene. Allora, Grazie. adesso la chiamiamo su un altro numero di telefono, su cui tu Sì. dirai che è anonimo sempre perché non hai credito, stai chiamando da un ufficio, dalla strada, non lo so, inventa tu. Hai trovato il numero della Sorrisa sul tuo cellulare e volevi sapere se avevano chiamato anche lei. Serio, mi raccomando. Pronto? Amore, senti, a me hanno chiamato quelli del ristorante e mi hanno detto che il 14 Ma febbraio. ho trovato la chiamata pure io, cioè, ti hanno chiamato a te. Amore, a me non mi interessa, vedi come devi spiegartela tu. A me non interessa Ma proprio. Il cosa è 14 febbraio. successo? Mi hanno chiamato Sì, e mi hanno detto, sì. un cretino cafone mi ha chiamato e mi ha detto che la sala non si poteva più affittare perché l'ASL e tutte le cose loro. Io ho detto che a me non interessa perché sì, che il 14 febbraio ci dobbiamo sfogare. Aspetta, non ho capito il 14 febbraio che fa l'ASL. Che cosa l'ASL Ha che detto che cosa? appena ti ha trovato ha chiamato a me, ma cosa è tutta la... Non ho Non ho capito. capito. Ma trovami tu, amore, a me non interessa proprio, perché Io, per me è una cosa che eh! scoccia di spostare proprio, capito? Scusa, dalla stagione. Allora, guarda come ti dico bello, se tu non riesci a risolvere il problema, giuro che non ti sposo, ti giuro. No, ma non mi interessa. Ma che Quello che vuole... No, ma quello che si vuole atteggiare, oh, ma qual è questo mo comportamento? veniamo, mo chiami a chi Ah, serve. in inglese, in italiano. Mo chiami a chi No, ma serve. vai tu perché io non mi interessa, ma vai tu, non mi interessa Mo proprio. chiami un attimo, mo lo faccio sapere. Mi fai sapere tu? Amore, non so se posso rispondere perché c'è lavoro. Sapere, Ma dove stai? ero in ufficio. Perché mi hai chiamato con l'anonimo? Perché venga sotto più l'altro. Amore, vedi come ti metto? Perché mi sembra che sono passato. Ma boh, vediamo. Ok, Boh, ciao. ciao. Pronto?
Adesso la richiamo io all'altro telefono. Stai lì, Ale, non ti muovere. Adesso la richiamo. Chiamala di nuovo a quello dove l'abbiamo chiamata prima. Alessia Cumannis, che se ti mette sotto schiaffo, eh? Pensaci bene, il 14 febbraio è lontano, fatemi una brunghita. Tu sto dicendo con me un frate. Mi pigliasse un aereo, fuesse sempre. Pronto, signorina? Sì. Sono sempre quello un'altra che la volta. Io ho provato un'altra volta a chiamare il vostro fidanzato, mi era sempre occupato. Che sta parlando con me. Comunque, quando venite a parlare un poco da vicino? Allora, forse non l'ho capito, io non vengo, perché lei mi deve risolvere il problema, punto e basta. Questa mi ha esaurita a me, allora questa è proprio scelta. Stai attivo, fammi capire. A te, sto chiamando, ma ne capito che la mano giusto sta, ma secondo te a me mi fa piacere che hai perdi i soldi, ma che significa? Ma secondo te a me mi fa piacere che hai perdi i soldi in un matrimonio? Però devi stare calma, capito? Ma stai calma e non sei calma, e tu... Perché... Hai capito e non hai capito, ma che ti pensi? Perché come tu altri, ma ti assedi. E altro, da chi fai paura? A ma te, chi a fai te. Paura? Tu hai un innamorato tuo che si fa mettere la cosa in capo, a te, che comandi a casa mia invece comandi io, non comandi. Ora me la metto a te la cosa in capo, perché stai così. Ma che la fa? Ma che la mettere in capo? Ma veramente stai facendo? Ti indosso con matrimonio, capito o no? Ti indosso con tutta la vita, però, compare, tu a me, ma non si proprio nessuno, non fai paura proprio a nessuno, hai capito? Ma perché no? Tu chi si fa? Con me, ma chi si? Peppa Anguente, casi me master in da zona, ci stavano tutto quanto, ma che so vero fa? Tu a chi appartiene? Andrei un darretto, è meglio che tu stai zitto, stai in diretto su Radio Marta, certi cose è meglio che anzerisci. Il fatto giallo, il fatto giallo, il fatto giallo, fatto giallo, fatto giallo, giallo, giallo. Alessia, ma tu sei certo? Sì, sì. Di quello che stai per andare a fare? Sono caso pacco. Alessia, si andiamo il 14 febbraio è lontano. Alessia, no, sai in coppa neri. Alessia, si andiamo, sai in coppa neri e fui sempre tu, Alessia. Alessia, te lo diciamo come degli amici. Alessia, Gigi Soriani e io te verim e te chiagnim, Alessia. Alessia, state accorta a come ti comporti del matrimonio, dove che squagliati in danno pilastro la tangenziale, Alessia. Si vuole troppo assare.